nell'immensità del Sud America esiste ancora un popolo assai più antico del nostro, che risponde al nome di Lorcananos, discendente delle Amazzoni. In queste tribù, esseri di sesso femminile regnano e governano e sistematicamente negano l'eguaglianza ai maschi, avviliti e indeboliti da anni di schiavitù e incapaci di ribellarsi. Salve, signor Marlowe. Wiggy, Wiggy, vedo sempre lì i miei quadri, non ne avete venduto neanche uno. Passano così poche macchine e non pare che... Credo che sia il sidro a distrarre i clienti. Il sidro. Così cattivo. Neanche un quadro venduto. Beh, mi dispiace, signor Marlowe. Come mangerò, dico io. Pure mio marito si batteva sempre lo stomaco quando era arrabbiato, ma un giorno gli si ruppe qualcosa dentro. Perché vostro figlio sta sempre attorno a delle vecchie macchine? Beh, le vende, è un antiquario dell'automobile, ci prende qualche dollaro. Ma non lo pagano per fare il vice sceriffo? Sì, accottimo, lo pagano per arresto, credo. Che piacere vederti, George. Ah, George, siamo soltanto due vecchi sciocchi sentimentali. E ora, George, siamo un po' seri. Ti ho fatto venire qui per una questione legale molto importante. Oh, oh, splendido, splendido. A chi devo fare causa, eh? Oh, andiamo, George. Non voglio far causa a nessuno. Voglio soltanto fare testamento. E voi che volete? Voglio parlarti. Un poliziotto, per caso? Come ti chiami? Virginia Tremaine. Perché? Di dove sei? Di qui. Cosa fai? Lavoro. Dove? Al Drago Rosso. Beh, che c'è di male se lavoro laggiù? Forse non sono a posto con la legge? Forse questo vi dà il diritto di entrare in casa mia e di farmi un sacco di domande? E Mitchell l'ha incontrato al Drago Rosso? Lì c'è sempre un sacco di gente. Mai sentito di questo Mitchell. Se fosse venuto, gli avrei preparato qualcosa e avremmo mangiato. E che ci sarebbe stato di male? Che c'entro poi io col suo prezioso marito? È minorenne, per caso? È doloroso che una madre debba pronunciare parole che condannano il proprio figlio, ma non posso permettere che loro mi credano capace di commettere un assassinio. Ora lo rinchiuderanno come avrei dovuto fare io quando era bambino. È sempre stato cattivo e ora aveva intenzione di dire che ero stata io ad uccidere quelle ragazze e quell'uomo. Come se io potessi fare un'altra cosa all'infuori di star seduta immobile e guardar fisso come uno di quei suoi uccellacci impagliati. Probabilmente ora mi stanno sorvegliando. Ma lasciamoli fare. Farò vedere loro che specie di persona sono. Non scaccerò nemmeno quella mosca. Spero che mi stiano osservando. Così vedranno e sapranno e diranno tutti. Ma se lei non farebbe male neppure ad una mosca. E ora vediamo quale orribile morte per una così bella. Che cosa scelgo? La mela stregata, il sonno della morte. Basta un solo assaggio della mela stregata e gli occhi della vittima si chiuderanno per sempre in un sonno mortale. Vedi questo? Per un collezionista di pome di porta è l'equivalente del diamante di Hope. È un pezzo bellissimo. Mi prometti che non farai più incantesimi? Ti sono grata per essere venuta a vedere la mia collezione. Non è facile al giorno d'oggi trovare giovani che si interessano a collezioni di maniglie. Vieni, valigia. Dobbiamo andare. Credi che non lo capisca? Credi che abbia preso il velo ieri? So cosa complottate. Tu e la madre superiore. Cosa? Per lei sono vecchia. Ti ha mandata qui a rimpiazzarmi, d'accordo con loro, è chiaro. Senti, tu sei di quelle che apprezzano il lavoro duro e la disciplina. Naturalmente, sono una suora da quattro papi finora. Quattro? Quante ore fanno di prove? Ogni tre giorni un paio d'ore. Non basta, devono provare ogni giorno. Sei sicura che possano cantare meglio? Beh, peggio è un po' difficile. Sarà un inferno. Non me ne parlare. Sono... trascorsi 84 anni e ancora sento l'odore della vernice fresca. I servizi di porcellana non erano mai stati usati. Nessuno aveva mai dormito tra quelle lenzuola
Il Titanic era chiamato la nave dei sogni. E lo era davvero.